allora c'è un saluto, diciamo, poi pomeriggio ci sarà quello più istituzionale, ora è quello più informale, il saluto del sindaco e poi il preside ci dà le indicazioni dove ci troviamo. Prego. Allora, tanti saluti a tutti, è stato un piacere conoscervi, ho visto che siete un gruppo ben assortito, eh? Comunque le donne temerarie e i ragazzi gentleman e cosa sono della parola? E ne avete tre ragazzi qua, tre maschi. E dove sono tre? Io due ne vedo, dottore. E voi non siete pure un ragazzo. Ma numero uno. Se ne vogliono sette a donna, altre cinque. Tutti. Comunque, spero che questa giornata resti nei vostri ricordi bene. E abbiamo incominciato bene perché abbiamo superato il primo ostacolo, anche se il tempo era avverso. Noi siamo riusciti a superare il nostro ostacolo e vi auguro una bellissima giornata. Grazie. Grazie. Buongiorno e benvenuti a Santa Maria dei Tredetti. Qui ci troviamo in una vallata, diciamo, bellissima dal punto di vista ambientale, dal punto di vista ecologico e dal punto di vista naturalistico. Siamo circondati da ulivi, da querci, da arance, da bergamotto, eccetera. Certo, è un ambiente ormai degradato. Abbiamo cercato nel tempo di migliorare, diciamo, il sito archeologico, perché questo Santa Maria dei Tredetti è un monumento nazionale dell'undicesimo secolo, che a cavallo tra la dominazione bizantina e quella normanna. Poi qui si sono insediati i monaci basiliani, i seguaci di San Basilio di Cesarea, che dal IV-V secolo hanno cominciato l'emigrazione per via delle persecuzioni religiose e politiche dell'epoca. Quindi qui è stata operativa sino al 1700-1800 a un certo punto. E da quando i monaci basiliani furono, diciamo, se ne andarono per costruzione, il capitolo di Bova mandava ogni anno l'8 settembre a fare un pellegrinaggio e a esigere i famosi terraggi. Oggi si coniuga l'attività dell'Associazione Culturale Le Muse Presepiando, girando per presepi, ma girando anche a vedere quelli che sono dei luoghi che onestamente danno l'impressione, tra elementi vegetativi e bellezze architettoniche, di un presepe a cielo aperto, una bellissima vallata che accoglie una cittadina che è Staiti, di origini antichissime, e che oggi l'Associazione Le Muse ha il piacere di vedere grazie soprattutto all'attento sindaco, l'avvocato Giovanna Pellicanò, che in questo primo momento, in uno dei vari step che caratterizzano questa giornata, la incontriamo in un monumento che rappresenta, direi, Staiti nel mondo, che è Tridetti. Sì, Tridetti è un gioiello, è il nostro gioiello, è l'intenzione di questa amministrazione, anche perché abbiamo all'interno dell'amministrazione degli elementi veramente validi come il preside Campanella. Abbiamo intenzione di valorizzarlo al massimo, cercare di renderlo più visibile e renderlo visibile a tutti e accessibile soprattutto, anche perché questo monumento è un po' la storia del nostro paese. E Staiti è arroccato sulla montagna, a valle abbiamo questo bellissimo monumento che ci dimostra come si possa realmente vivere nella pace, vivere appunto a contatto con la natura, vivere di ciò che la natura ci può realmente offrire. Quello che dicevo prima, appunto questo, Staiti è arroccato sulla montagna, oggi questa giornata nasce appunto con questo tema, arte, presepi, cultura, perché molti di noi, così come anche voi, salendo verso Staiti penserete, ma questo è un presepe incastonato nella montagna, perché realmente è quello che sembra. La cultura, no, noi vogliamo che... La verità è questa, cioè noi dobbiamo in qualche modo caratterizzare i nostri luoghi, perché è quello che poi d'altronde fanno anche negli altri posti, solo che alle volte noi calabresi non abbiamo questa mentalità e questa volontà di voler tipicizzare e rendere veramente unico per quello che realmente è i nostri luoghi. Staiti è uno di questi luoghi, è un luogo del cuore a tutti gli effetti. Un luogo del cuore che contraddistingue i cittadini di Staiti. Che caratteristica hanno i cittadini di Staiti? I cittadini di Staiti sono accoglienti, sono delle persone sempre sorridenti. Non è
possibile, anche se ora purtroppo contiamo 248 abitanti, nel momento in cui si passeggia per le vie di Staiti è possibile incontrare quell'unica persona che in quell'unico momento vi dà l'accoglienza, perché è tipico della nostra gente, è tipico della Calabria, è tipico della gente di Staiti, perché appunto venendo da una cultura legata alla natura, una cultura, diciamoci la verità, povera, perché poi alla fin fine di tipo rurale, i nostri antenati sono i raccoglitori di ulivi, abbiamo le raccoglitrici dei gelsomini, che è uno degli elementi che contraddistingue anche la nostra cultura, perché noi come donne siamo abituati a vedere all'interno della famiglia una donna che lavora, perché le donne raccoglitrici del gelsomino si alzavano la notte, lavoravano la notte, ritornavano a casa e badavano alla famiglia, cioè i loro figli andavano a scuola, erano puliti, tutto era sistemato, però venivano da una notte veramente struggente, di duro lavoro, perché la raccolta del gelsomino poi alla fine dava pure una gratificazione molto relativa dal punto di vista monetario ed economico, perché pensate al peso di ogni singolo fiore di gelsomino, quanto dovevano raccogliere in una notte per poter 100 grammi, mezzo chilo, un chilo, era quasi impossibile, e poi andavano lì a pesare il loro raccolto, il loro duro lavoro e incassare quelle poche monete che poi alla fine erano necessarie per mantenere la sussistenza della famiglia, perché poi gli uomini lavoravano pure, però il lavoro dell'uomo a quel punto era anche molto più... era molto usurante ma poco redditizio, perché il lavoro nella campagna è un lavoro che, come diciamo noi in dialetto, l'orto vuole l'uomo morto, nel senso che comunque è un lavoro veramente stancante. Esatto. Ma il frutto alle volte non corrisponde a quanto lavorato. Domanda di riserva non ne ho, però ne ho una importante: essere sindaco è donna? Può essere e congiunzione e donna, anziché punto di domanda, questo è accentato. Allora, sento questo ruolo, cioè il peso lo sento, anche perché sostanzialmente sono il primo sindaco donna di Staiti. Un po' mi dispiace, perché comunque secondo me ci sono state altre donne in altri tempi che avrebbero meritato, solamente che alle volte noi donne veniamo penalizzate un po' da questa cultura maschilista che non ci che un po' ci mette all'angolo e ci limita, anche se a Staiti il ruolo delle donne una deve essere, cioè la donna ha studiato a Staiti, noi abbiamo donne medico laureate sia negli anni 70, il che magari in una cultura rurale, un centro così piccolo, magari è impensabile, eppure abbiamo moltissime donne laureate sin quel tempo e moltissime donne nei periodi successivi. L'essere sindaco donna forse dà una sensibilità diversa a ciò che è la gestione del comune, a ciò che è la volontà anche di promuovere questi luoghi, perché è come nelle famiglie, cioè laddove c'è una donna che lavora per la propria famiglia, la famiglia funziona bene, e anche nel caso della mia esperienza io la vivo così, come se fossi la moglie del comune, ecco, sono là e lavoro per il mio comune, in maniera tale che possa forse in qualche modo riprendere la via e svettare, ecco. Quindi noi ci auguriamo veramente una grande ripresa per la cittadina di Staiti, tanti momenti, tra poco andremo in centro storico e poi concluderemo con un grande convegno oggi pomeriggio presso il palazzo del municipio. Per ora, per Presepiando è tutto.
nostro viaggio delle muse e siamo in centro qui a Staiti, esattamente a Palazzo Cordova, un palazzo restaurato da poco, è una zona molto particolare che era appunto l'ex carcere che un po' comprendeva tutta questa zona, ma la cosa molto interessante dalle nostre riprese e telecamere di Merito TV è come queste icone costituiscono una vera e propria catalogazione di quelli che sono i santi italo-greci. Nelle immagini Niceforo Lesicasta, Cipriano di Calamizzi e ancora Leonzio di Africo, Elia lo Speleota, alcune immagini importanti che appartengono proprio a questa preziosa collezione che nel contemporaneo rappresentano proprio una vera e propria catalogazione delle figure principali dei santi italo-greci qui nelle bellissime sale di questo ritrovato Palazzo Cordova. Risale al 1100, quindi coeva probabilmente quella era una campana di Santa Maria dei Tre Detti, che è stata poi una è stata rubata da Brancaleone, da alcuni cittadini di Brancaleone superiore, mentre quest'altra gli staitesi sono riusciti a salvarla e sistemarla lì a Sant'Anna. Sì, e poi quindi si rubavano anche i santi all'epoca, talmente era una devozione e l'amore verso le divinità che si facevano anche tutti. Bene, quindi ora il nostro itinerario continua e usciamo da qui, dove andiamo? Usciamo da qui al suono della ciaramella, del tamburello e dell'organetto del nostro